Il Festival Urbino Teatro Urbano è al contempo un punto di arrivo e un punto di partenza all'interno del percorso del CTU Cesare Questa. E nasce essenzialmente da un incontro molto fortunato fra una tradizione consolidata di teatro, sia per quanto riguarda la fruizione che per quanto riguarda la ricerca, tradizione che la nostra università e la nostra città può vantare, e al contempo con uno sguardo rivolto verso il panorama del teatro contemporaneo, con un'attenzione per le proposte più interessanti e significative all'interno appunto del panorama non solo nazionale ma internazionale. Le compagnie vengono da Milano a Roma fino alla Francia. Questi giorni abbiamo ospitato una compagnia giovanissima che sta davvero invadendo le strade di Urbino con una forza e un'energia incredibile, ed è bello vedere i cittadini, i turisti che si uniscono a frotte agli studenti e alle compagnie e ai professionisti coinvolti in questo progetto. Il festival nasce soprattutto da un confronto davvero importante con l'amministrazione comunale. Il progetto ha già un respiro triennale, è già stato presentato in regione, quindi in qualche modo guarda verso il 2020, verso il 500° anniversario della morte di Raffaello Sanzio, e quindi si apre con uno sguardo rivolto verso il futuro. Urbino Teatro Urbano è il risultato dello sforzo di tantissime persone. Io ho la fortuna di collaborare con tanti ragazzi, tanti giovani molto preparati e che hanno voglia di fare delle cose belle qua a Urbino. Oltre ai ragazzi c'è l'apporto fattivo, reale. Oggi siamo a Palazzo Ducale di tanti enti del territorio. Oltre all'università, che ha creduto molto in questo progetto e che continua a crederci, c'è il Comune, AMAT, la Galleria Nazionale delle Marche, Accademia Raffaello e Legato Albani. Il teatro è il luogo in cui il cittadino si vede rappresentato in scena, e questo è un rito ormai che esiste da quando esiste l'uomo e che oggi come oggi continua a vivere. Diceva Orson Welles che il teatro vive come un divino anacronismo. Ed è vero, il teatro c'è sempre, in ogni momento, non morirà mai, non può morire, non c'è appiattimento culturale che tenga, non c'è degrado che tenga, il teatro continuerà a vivere, ci sarà sempre la scintilla del teatro. Noi qua, con Urbino Teatro Urbano e con il CTU, stiamo soffiando con tutti i polmoni su quella scintilla.